obiettivi per i Giochi di Parigi 2024 sono di riuscire a mettere in pratica quello che abbiamo fatto e allenato in questi mesi, in questi anni in realtà, e di dimostrare comunque che meritiamo di essere lì e che meritiamo il nostro posto all'interno delle squadre migliori del mondo. Non parlerò di risultati, non parlerò di niente del genere perché sono un po' scaramantica. Però sicuramente voglio che esca il nostro gioco, voglio che esca la nostra squadra come, insomma, una squadra che vale la pena, cioè difficile da battere, una di quelle con cui vale la pena giocare perché è divertente e quindi niente, queste, diciamo, sono le mie aspettative e le mie speranze. Vestendo questa maglia mi sento un po' la responsabilità di essere un esempio e nonostante io non mi ci senta ogni tanto e servono alcune persone, tipo le mie compagne di squadra, per ricordarmelo. E comunque lavoro a tempo pieno e mi alleno, cerco di seguire un'alimentazione corretta e cerco di comunque portare avanti la mia vita anche nei valori comunque della sincerità e del rispetto verso gli altri. Quindi, anche se ogni tanto non mi ci sento, in realtà forse dovrei sentirmici un po' di più. E niente, spero comunque che quello che faccio anche nel mio piccolo possa aiutare anche altre persone a sentirsi ispirate, ecco. Per me rappresentare il mio paese ai Giochi Paralimpici è una cosa bellissima. Io la sento sì come una responsabilità, ma di base come un grande onore e come una cosa bellissima che non capita praticamente a nessuno, quindi mi sento molto fortunata anche ad essere qui in questa squadra. E mi sento felice, quindi solo non so come dire, sensazioni positive, non sento il peso, non sento sensazioni brutte, solamente cose positive che mi rendono felice di essere qua e essere parte di questa squadra. La musica nella mia vita ha un ruolo importantissimo e l'ascolto praticamente sempre, e quando mi preparo la mattina, sia per andare a lavorare, sia quando siamo in ritiro, in competizione comunque. E mi dà la carica e a volte mi calma, dipende un po' dal perché l'ascolto. E una canzone, diciamo, un must che abbiamo in nazionale è All I Do Is Win, che è una canzone che abbiamo sentito la prima volta nel 2016 in Cina, quando eravamo alle qualificazioni per le Paralimpiadi di Rio. E abbiamo sentito la squadra canadese che la cantava sempre prima di ogni partita, e quindi diciamo è diventata un po' la nostra canzone simbolo della nazionale che ascoltiamo tutte le volte che facciamo una partita. Non mi è mai capitato di subire casi di bullismo riguardo la mia disabilità, o meglio, non cose particolarmente gravi, se non magari qualche bambino alle elementari che diceva cose sciocche, però cose da bambini. Diciamo che passato il periodo delle elementari non mi è mai più successo. C'è stato bullismo di squadra, questo sicuramente sì, ma come in ogni squadra, cioè di squadra fatta da più persone, bullismo sportivo lo chiamo, ma non è niente di grave, nel senso tipo sei la più piccola, vai a raccogliere i palloni, sei l'ultima arrivata, fai la doccia per ultima, questo tipo di bullismo che è necessario secondo me all'interno di una squadra. Però se no in generale, diciamo, nella mia vita, se non appunto questi piccoli, piccolissimi episodi elementari, non mi sono mai sentita vittima di bullismo. Sicuramente ci sono persone che lo subiscono e è una cosa gravissima, secondo me imperdonabile, perché per me sminuire gli altri per sentire te, cioè, per sentirti migliore, cioè, proprio sei più piccolo del mondo facendo una cosa del genere. Però, insomma, per la mia esperienza personale non è mai successo, ecco.